Forse c'è il volume troppo alto. Forse è il caso di abbassare. Ciao ragazzi. Allora, volevo parlarvi, visto che ho un po' di tempo libero, infatti mi vedete se mi vestito uguale, eccetera, perché ho girato prima l'altro video su Primo si è bocciati, visto che ci sono, vi giro anche questo su il progetto smaltimento, un nuovo progetto smaltimento che voglio fare, ogni tanto aggiungo prodotti. Allora, i prodotti sono tanti che vorrei cercare di finire. Il problema è che alcuni non mi piacciono, quindi è abbastanza difficile, però mi devo impegnare perché sinceramente sprecare le cose non mi piace e non è da me. Allora, il primo prodotto che voglio smaltire è questo gel detergente della Nivea, che l'avevo acquistato da Acquasapone per 1,90€, 2,90€, e quindi lo volevo assolutamente finire. Io spesso faccio l'errore di lasciarmi prendere dalle offerte. Costa 1,90€ quello, costa 1,90€ l'altro, poi vado a vedere veramente la qualità del prodotto ed è scarsissima. Dunque, questo gel detergente per me infatti è abbastanza, non è adatto, perché è un detergente purificante per gli normali o miste. Io sinceramente, anzi, miste e grasse, io non ho la pelle grassa, magari ho la pelle un po' mista, d'estate magari tendo un po' a lucidarmi, però d'inverno comunque la pelle è secca, soprattutto in questa zona, nelle guance, nel mento, magari ho la pelle un po' mista nella fronte e nel naso. Comunque ce l'ho, lo voglio assolutamente finire perché mi sembra un po' uno spreco. Magari lo inizierò a utilizzare a maggio, dove, quando inizia a fare un po' più caldo. Poi voglio terminare a tutti i costi questo olio vegetale al cocco dei Provenzali, che l'ho utilizzato tanto quest'inverno, però poi l'ho messo un po' da parte e infatti sta cambiando un po' l'odore. Non è guasto assolutamente, però insomma, secondo me lo devo finire, anche perché gli oli così hanno scadenza, ecco, 6 mesi dall'apertura. Io l'ho aperto già da un po', quindi assolutamente lo devo utilizzare. È buono perché comunque si assorbe subito, non unge, poi comunque lascia un bellissimo profumo. Non è proprio di cocco, chi lo conosce lo sa, un profumo misto fra cocco e vaniglia, però comunque è buono. Poi voglio assolutamente terminare, perché ragazzi, non ne posso più veramente. Io sto cercando, mi sto impegnando veramente nel cercare di finirlo, ma devo vincere io questo profumo alla mirra dei Tesori d'Oriente. Non so se ve ne ho già parlato, forse no. Oh mamma, il profumo che non ce la faccio più, ce l'ho 2 anni. È buono, perché assolutamente è buono. Però veramente mi sta nauseando, ogni volta che lo utilizzo ultimamente mi viene sempre, quasi sempre, mal di testa. Lo voglio finire anche perché non è un profumo che, insomma, è adatto per la primavera e l'estate, è un profumo che è più adatto per l'inverno, però io devo cercare di utilizzarlo a tutti i costi. Infatti ce n'è comunque poco, vincerò io. Voglio assolutamente terminare questo latte detergente della Bionique Defense, che l'avevo preso anni fa in una parafarmacia. E assolutamente no. Allora, diciamo che non è un prodotto, a parte che è un po' sporco, vabbè, non è un prodotto malvagio, però assolutamente vorrei utilizzare dei prodotti che hanno buon inci. Tra l'altro io ho anche altri latti detergenti da utilizzare che sono lì fermi, non vedono l'ora di essere utilizzati, e questo assolutamente lo voglio finire. Poi voglio terminare, perché veramente anche questa, saranno almeno 2 anni che ce l'ho, questo mascherone gigante di maschera ai semi di lino della Parisienne per capelli, per tutti i tipi di capelli. È una maschera ottima, perché comunque ha un buon inci, ha pochi ingredienti, dove sono, eccoli qui, ha l'olio di semi di lino al terzo o quarto posto, non ha siliconi, però ragazzi è una cosa gigante, sono 500 ml, cioè mezzo chilo di prodotto che non lo finite neanche, veramente, neanche dopo 5 anni. Io mi ci sto impegnando tanto,
Poi tra l'altro un po' i capelli si sono anche abituati a questa maschera, quindi se la volete prendere, perché comunque si trova da questa Pone a circa 1,90 euro, 2 euro, se la volete prendere vi consiglio di dividerla con qualcuno, perché i capelli si abituano dopo un po', anche se è buona, però insomma fate fatica ad utilizzarla da sole. Poi voglio finire, anche se comunque sono quasi alla fine, questa crema all'acido glicolico della Fittocose. Io la sto utilizzando per le gambe. Dunque, all'inizio mi piaceva, adesso di meno. Sicuramente la pelle si è abituata al prodotto, quindi non reagisce più come avrei voluto. Non è, insomma, diciamo che l'aspettativa era più grande rispetto all'utilizzo, al reale risultato. La voglio utilizzare subito, comunque in questa settimana, perché tra un po' arriva l'estate e assolutamente i prodotti all'acido glicolico non li voglio utilizzare d'estate, perché comunque la pelle è più esposta al sole ed è più reattiva, quindi assolutamente, anche perché comunque l'acido glicolico è altamente esfoliante, quindi non è consigliato utilizzarla d'estate. Questo è logicamente un mio parere, poi ognuno fa quello che si sente. Voglio terminare questo profumino della Caudalie che mi era stato regalato a Natale 2 anni fa, insieme al bagno doccia. Questo è Fleur de Vigne. È un profumino così da borsetta, molto comodo, è che non è che mi piace tantissimo la fragranza, però insomma è fresca, è delicata, buona. Non l'ho mai utilizzato perché, boh, non lo so, sono quei prodotti che si hanno e che, boh, rimangono lì per un motivo o nell'altro, non si utilizzano, però ora sentendolo, cioè, anche è buona come profumazione, fresca, sa un po' di fiori, ma cioè, non ho capito perché non l'ho mai utilizzato. Perché comunque ne ho 10.000. Va bene, lo utilizzerò sicuramente. Poi per quanto riguarda gli smalti, voglio finire questo set della Pupa. Mi ci devo mettere di impegno, anche se sono comunque quasi alla fine. Sono due smalti. Cioè sono, allora, base rinforzante, vedete ce n'è comunque poca, e questo gel rigenerante che sinceramente non fa niente, l'ho anche quasi terminato, lo utilizzo un altro paio di volte ma è acqua fresca nelle mie cuticole. Poi per quanto riguarda il make-up, mi sto veramente impegnando, allora, non devono vincere loro perché non devono vincere loro, ve lo dico già, ad utilizzare un capello ad utilizzare questi due rossettini della Kiko. Allora, questo è il numero 92 della collezione permanente, che è questo nude rosato. Io lo utilizzo ogni giorno per andare a lavoro, lo faccio vedere, è un bel colore nude che va sul rosato, molto bello. Però sinceramente non vedo l'ora di finirlo, perché ne ho tantissimi rossetti che voglio usare, però mi sono imposta che finché non finisco questo, non utilizzo altri. Lo stesso vale per questo della Glossy Ultra Glossy Stilo, una cosa del genere. Questo è il numero 02002. Questo lo stesso, vedete, ne ho comunque poco. Anche questo è un nude, però rimane più, ecco, praticamente più trasparente. Praticamente non si vede niente, è quasi veramente un gloss. E anche questo lo voglio assolutamente terminare, anche perché l'odore inizia un po' a essere un po' diverso. Poi altre due cose che voglio finire sono questa palette della Kiko, dell'Avon, scusate, la Mod Muse. Questi sono questi colori. Allora, il rosa l'ho già quasi ben utilizzato, gli altri due sono un verdino molto chiaro, un bianco illuminante e un grigio. Assolutamente li voglio finire perché ce l'ho da tanto tempo, mi ci sto impegnando, me la sto portando anche al lavoro, prima di andare in palestra, insomma mi sto veramente impegnando nell'utilizzarla. Non la voglio finire per buttarla, la voglio finire perché ce l'ho da tanto e ho paura che i prodotti scadano.
Infine voglio utilizzare, cercare di utilizzare bene questo campione della Sephora di Terra. Questa è la Cognac Rose che mi era stato omaggiato dalla Sephora ed è una terra che insomma è molto carina, però devo cercare anche questa di utilizzarla. Facciamo così che la tolgo direttamente. Questa è la colorazione. È un color biscotto bello, molto chiaro, delicato. Molto bello per fare il contouring oppure anche da utilizzare su tutto il viso quando sono un po' abbronzata. Questi erano tutti i prodotti che fanno parte del mio progetto smaltimento. Alcuni li ho terminati, infatti quando adesso aspetto ancora una decina di giorni, poi vi giro il video sui prodotti terminati perché ne ho veramente tanti. Ok, io vi mando un bacio, mi vado a rilassare un pochettino e ci vediamo alla prossima. Ciao!